Questo quadro, questo Sacro Cuore di Gesù, è di Luigi Perrone, che era nato a Milano nel 1864, apparteneva a una famiglia di personaggi interessati al mondo dell'arte e della cultura e della rivalutazione della storia delle opere antiche. Si era iscritto all'Accademia di Brera, di cui era anche diventato professore. Aveva iniziato come disegnatore architettonico ed aveva lavorato nello studio di Carlo Macciacchini, il grande architetto del Cimitero Monumentale di Milano. È un personaggio che è legato a Saronno perché all'inizio del Novecento è venuto per curare i restauri della cupola e dell'abside del santuario di Saronno e probabilmente quest'opera risale a quel periodo, anche perché nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno troviamo un altro quadro dedicato al culto del Sacro Cuore e in particolare alla devozione del Sacro Cuore di Santa Maria la Cocca. È un quadro più grande, probabilmente questo può essere stato anche uno studio preparatorio. È un architetto di una certa importanza, tanto che a Como ha lasciato il suo capolavoro, una rielaborazione del disegno di un pittore, di Luigi Conconi, fatto per Carlo Dossi, un personaggio importante della scapigliatura milanese. Questa villa si trova a Cardina, si chiama Villa Pisani Dossi ed è un esempio molto importante di eclettismo architettonico. Questo quadro che rappresenta San Francesco in mezzo alla natura, al paesaggio, agli animali, è del pittore saronnese Alberto Borroni, che è nato nel 1942, ha frequentato la Scuola Superiore di Arte del Castello Sforzesco di Milano. Durante il periodo giovanile conosce un pittore e un critico d'arte molto importante che si chiama Friedrich von Rieger, il quale era legato all'ambiente di Monaco di Baviera, ma anche molto amante dell'arte italiana, il quale lo introduce alla pittura del Rinascimento e con approfondimenti di Albrecht Dürer e dei grandi del Quattrocento. A questo punto Alberto Borroni rimane affascinato da questo periodo artistico ed inizia la sua carriera espositiva. Espone in molte opere, in molte mostre di arte sacra, anche non solo di arte sacra, e ultimamente continua la sua attività non solo in questo campo con arte di tipo figurativo. In particolare è importante la sua propensione al ritratto, tanto da essere noto per aver fatto i ritratti di Sua Santità Giovanni Paolo II, di Maria Teresa di Calcutta, del cardinale Giovanni Maria Martini, Carlo Maria Martini, scusate. E ultimamente nel 96 aveva anche ritratto il cardinale Alfredi Defonso Schuster in occasione della sua beatificazione nel 1996. Questo ritratto è stato esposto davanti a San Pietro e poi anche nel Duomo di Milano. E siamo sempre nella prima sala della Pinacoteca di Arte Sacra della Chiesa San Francesco di Saronno e qui possiamo ammirare una Madonna del Rosario ispirata alla Madonna del Rosario di Aurelio Luini che si può vedere nella Chiesa di San Francesco. Madonna che è stata dipinta in occasione del 500° anno di ricorrenza della fondazione del santuario di Saronno, quando ci fu una mostra su Maria.
Questo pittore si chiama Callisto Gritti, è di Bergamo, è nato nel 1937 e per oltre un ventennio ha svolto con il padre un importante lavoro di restauratore, ma non solo, è stato docente presso il Liceo Artistico di Bergamo, all'Accademia di Arte Professionale di Lugano e alla prestigiosa Accademia di Bergamo, all'Accademia Carrara. Non solo pittore, ma anche e specialmente un finissimo incisore, molto prolifico, tanto da avere donato oltre 400 lavori da lui fatti di incisione all'Accademia di Bergamo. E ancora ha allestito addirittura più di 60 mostre personali. Per la sua abilità di incisore e di grafico ha vinto numerosi premi non solo in Italia ma anche all'estero e attualmente si dedica anche alla scultura. Per terminare la rassegna delle opere contenute nella prima sala, vediamo questo quadro di Arnaldo Fontana, che è proprio un salonese doc, fratello del mitico maestro Ginetto Fontana, che con il maestro Vittorio Pini aveva dominato la scena dei maestri elementari e non solo dell'attività culturale saronnese dagli anni 60 fino al 90 circa. Il nostro pittore è non solo pittore ma anche critico d'arte ed è noto con la denominazione anche di Arfons, una denominazione piuttosto curiosa in quanto è l'acronimo, ossia la contrazione di Arnaldo Fontana da Saronno. Le sue opere sono spesso di carattere religioso e un interesse particolare lo dimostra per le crocifissioni. La sua pittura assume toni spesso evanescenti ed una particolare in sua invenzione è quella del monotipo, ossia di figure rappresentate in movimento, la stessa figura rappresentata in movimento secondo il principio della monotype, una macchina tipografica che poteva stampare le stesse lettere in diversi caratteri, dimensioni, posizioni. Queste tre opere sono del pittore saronnese Piero Bernasconi, nato nel 1937 e qui operante da diverso tempo in opere decorative, murali specialmente. Ha studiato a Milano alla Scuola Serale del Castello Sforzesco ed è stato anche un allievo del pittore Giovanni Rossi, di cui dal punto di vista figurativo si sentono un po' gli influssi. Comunque la sua predilezione va per la tecnica del graffito, che egli applica anche alle sue opere a cavalletto, a cui si dedica recentemente molto. I colori sono piuttosto tenui, naturali, così come le terre naturali che lui adopera insieme a sabbie. Erminia Lucini è stata una storica maestra di Saronno insieme alla sorella Mina, con la quale andava sempre insieme, erano due figure caratteristiche proprio di Saronno. Sempre amanti dell'arte, del bello, hanno educato intere generazioni di saronnesi in questa ottica. Erminia poi, sempre dedicata sin da giovane, era nata nel 1914, alla pittura e all'arte ed aveva avuto anche gli incoraggiamenti di alcuni maestri di Brera. Ha sempre lavorato sul tema sacro, benché abbia dipinto anche opere di carattere profano, tipo paesaggi, nature morte, fiori molto belli. Ma insomma la sua predilezione è sempre andata al tema sacro.
I suoi quadri rappresentano in genere Madonne, col bambino, santi, e spesso ultimamente usava il fondo oro, che dava una idea di antichità bizantina e di spiritualità particolare, con figure sinuose, leggere. Qua abbiamo nella saletta, che fa un po' da anticamera alle stanze, agli appartamenti soprastanti, abbiamo il Piero Bergansconi e questi due lavori dell'Erminia Lucini, che rappresentano appunto una Madonna col bambino col grappolo e una Sacra Famiglia, come si vede, in colori molto delicati ed eleganti. Nella prima saletta della nostra quadreria di arte sacra, chiusa dalla porta, nella parte chiusa dalla porta, troviamo concentrate diverse opere di pittori saronnesi. Tra questi emerge Francesco De Rocchi, di cui vediamo qui appunto un San Francesco, un mezzo busto di San Francesco, che proviene dalla casa parrocchiale. Questo quadro porta la data del 1940 ed è stato donato dal pittore stesso all'allora prevosto in memoria dei suoi defunti genitori. Francesco De Rocchi era nato a Saronno nel 1902 e aveva frequentato il collegio arcivescovile, dove si era diplomato, aveva avuto un diploma tecnico. Qui a Saronno aveva avuto modo di ammirare le grandi opere di Bernardino Luini, di Gaudenzio Ferrari. Poi, andato a Milano, aveva frequentato i corsi di Cesare Tallone e del pittore Alciati. Quindi si era già fatto una fama da giovane, aveva iniziato a frequentare un gruppo di pittori ai quali per i quali fu poi coniato il termine di chiarismo da parte del critico Borgese. Questi pittori erano stati, tra cui Lilloni, Del Bon, Spilimbergo, anche lui, erano stati invitati da un critico allora famoso, Edoardo Persico, a schiarire i colori della tavolozza. Questo modo di concepire l'arte viene definito chiarismo. Il disegno pian piano scompare, come si vede, e rimangono la luce che viene attraversata, fa emergere il colore che si unisce e che dà spicco al colore. Di questo pittore bisogna ricordare che per molti anni è stato esposto alle Biennali di Venezia e che già aveva avuto degli importanti riconoscimenti già negli anni 30-40. È da ricordare che visse molto anche nel nostro territorio, infatti tenne casa per oltre un decennio tra gli anni 20 e 30 a Cislago, di cui rappresentò molti aspetti che sono particolari, tipici nella sua pittura. Questo quadro è opera di mio papà, Giovanni Rossi. È un'opera del periodo giovanile, infatti risale agli anni 40, e quando probabilmente c'è stato un concorso che riguardava la famiglia e la Sacra Famiglia in particolare. Sia mio papà che suo fratello si sono parecchio dedicati all'arte sacra. E questo è un quadro molto delicato, primaverile un po' come i colori, come lo sfondo. Si vede che in questo quadro la differenza, per esempio, con la pittura di Francesco De Rocchi, perché mentre De Rocchi annulla la linea, la pittura di mio padre rimane legata all'arte primitiva quattrocentesca in questo quadro e mantiene la linea e la figurazione classica. Questa immagine, che è un'incisione colorata d'acquerello, è del maestro Andrea Sgarzi, che per tanti anni ha lavorato a Saronno come maestro elementare
però si è interessato anche di regia teatrale, nonché di incisione, di miniature. Non era propriamente originario di Saronno, perché era romagnolo di San Cesario, però a Saronno ha lasciato tanti ricordi di lui, tant'è vero che anche sulla testata del Saronno 7, che settimanalmente esce per i saronnesi, troviamo ancora l'immagine dei vari monumenti e vari edifici di Saronno che sono disegnati da lui. Questo è il cartone colorato di un mosaico che è stato realizzato su disegno del pittore Giovanni Rossi per la chiesetta della Cassina Emanuella in zona tra Saronno e Solaro. Questo cartone risale al 1961 e rappresenta la Madonna Regina tra gli angeli. Ancora adesso si può ammirare anche il mosaico alla Cassina Emanuella, che è perfettamente conservato. Questi sono due piccoli quadri del pittore Giovanni Rossi che erano conservati precedentemente nella casa del prevosto. Rappresentano la Scala di Giacobbe, che è un piccolo affresco del 1972, e una Madonnina con bambino, una maternità del 1978 in tecnica mista. Possiamo vedere come anche il pittore Giovanni Rossi, nell'ultima parte della sua produzione, infatti è morto nel 1985, ami schiarire molto la tavolozza dei colori e tenere delle raffigurazioni molto leggere e aeree. Questa è un'importante opera di arte sacra intitolata Se tu no la tua ombra, del pittore Ferdinando Greco, attivo, nato a Saronno, anzi a Rovello Porro nel 1939 e attualmente attivo a Saronno. È un pittore conosciuto sia in Italia che all'estero. Ogni anno partecipa alle esposizioni del Miarte e dell'Arte Fiera di Bologna. È particolarmente amato dal pubblico tedesco. In questo quadro, che è un monocromo, egli rappresenta il crocifisso, e sfruttando tra l'altro l'espediente di un'aureola naturale che si è formata nella tela in modo del tutto spontaneo. La sua ricerca religiosa è molto profonda e ancora attualmente continua. Ha iniziato con dei lavori sull'arte di recupero, partecipando anche negli anni 90 a una mostra sul trash, cioè sulla spazzatura, su ciò che può essere recuperato in forma d'arte. E ha attraversato diversi cicli espressivi, come quelli dei paesaggi e dei mutanti. Questi tre disegni, in bianco e nero, carboncino, sono di mio zio Eugenio Rossi, fratello maggiore di Giovanni, che era nato nel 1907, mentre Eugenio era del 1905. Hanno sempre lavorato insieme, tanto da fondare una specie di bottega artistica, quella che appunto è definita la Bottega dei Rossi a Como. Eugenio è un pittore che meriterebbe di essere molto rivalutato, e non perché è mio zio, ma per effettivi meriti suoi. Come disegnatore poi è molto sicuro e potente. Qua ha rappresentato la passione e la resurrezione di Cristo. All'inizio non sapevo se fossero magari questi disegni stati fatti insieme, ma poi dei confronti che ho potuto effettuare ho capito che mio zio Eugenio aveva l'abitudine di rappresentare le figure più elevate, più allungate, quindi potrei dire che sono suoi questi disegni. Molto particolare anche questa resurrezione di Cristo, dove i personaggi sono personaggi del popolo che hanno gli attrezzi
del mestiere in mano, che appunto fanno da base a quello che poi invece in alto sarà il coro degli angeli. Siamo sempre nella seconda saletta della parte chiusa della Pinacoteca di Arte Sacra. Ecco, ora vediamo due disegni che sono sempre di Eugenio Rossi, dopo diversi anni, diciamo nel 66 circa. Sono due disegni che lui aveva fatto per delle vetrate, in quanto si è sempre interessato tantissimo di vetrate, ha lavorato delle vetrate molto importanti a mosaici sempre, e anche affreschi in chiese ed edifici sacri, non solo della zona di Como, ma anche spaziando nella parte del Ceresio, della Valtellina, della Val d'Intelvi. Ha lasciato molte testimonianze. Questi due disegni sono, diciamo, pervenuti dopo che erano state fatte delle vetrate per un cimitero e sono le due parti laterali di un crocifisso, di una crocifissione che manca. Si vedono infatti i due bracci della croce, ma non il crocifisso di cui non abbiamo il cartone. Anche mio papà, come fratello, si è interessato al disegno di vetrate, è stato chiamato per disegnare delle vetrate. E questa è la vetrata che rappresenta la resurrezione di Cristo, che si trova nella cappella ossari del cimitero di Saronno, ed è del 1967. Qua, anche qua si nota l'impianto classico. E il disegno tradizionale di mio padre, che appunto si ispira ai pittori del Rinascimento, ma naturalmente poi portati alla contemporaneità. Questo è il bozzetto definitivo in piccolo del grande mosaico che poi è stato realizzato per l'oratorio maschile di Via Legnani nel 1961, un crocifisso appunto mosaico che è stato poi realizzato dai fratelli Tognutti, che hanno fatto anche tutti gli altri mosaici di Saronno di quel periodo. Questo mosaico ora è ancora visibile nell'ex cappella di preghiera dell'oratorio maschile. Siamo sempre nella seconda saletta della quadreria. E qua abbiamo in rassegna tre opere di Alessandro Carugati, il nostro benemerito professore di Saronno, che ha lavorato prima nell'insegnamento e poi sempre comunque si è curato della promozione artistica e della sua pittura. In queste tre opere rappresenta la fuga in Egitto, la flagellazione di Cristo e il bacio di Giuda. Anche qua vediamo un'impostazione classica, colori chiari e indubbiamente nell'opera di mezzo un'ispirazione a Piero della Francesca. Il professor Carugati, per i suoi meriti di promotore culturale, per i suoi meriti artistici, è stato anche insignito del premio della Ciuchina Saronno. Questi due lavori ad olio su tela sono di due artisti saronnesi, amici, che nel 2007 si sono cimentati sul tema di Pietro e Paolo. Hanno lavorato separatamente, su tele uguali, per poi confrontarsi e vedere che in realtà avevano lavorato con una sintonia intuitiva, che aveva portato poi in effetti a un dittico armonizzato. Queste due opere si chiamano Le barche di Pietro e La giusta battaglia, quindi rappresentano Pietro, infatti si vede con la chiave in mano, e San Paolo. Questi due autori sono Francesco Rosazza e Ivano Ceriani, professori di arte nei licei e pittori. Si interessano di lavori murali
hanno lavorato in ripristino decorativo di molte chiese e a Saronno hanno lavorato nella cappella di preghiera del santuario di Saronno, molto interessante. Hanno frequentato tra l'altro la scuola, in tutte e due, la scuola di decorazione artistica di Brera. Di lato Ivano Ceriani ha scritto: è giunto il momento di sciogliere le vele, ho terminato la mia corsa, riferito alla giusta battaglia. Ivano Ceriani, nella chiesa della Sacra Famiglia di Saronno, ha dipinto più o meno in questo periodo il battesimo di Cristo. Quest'opera di Vanni Saltarelli è stata compiuta in anni recenti. Il Cristo viene rappresentato orizzontalmente sopra una tela di pittore tutta punteggiata di resti di colore mescolati. Vanni Saltarelli è un pittore ancora giovane, molto brillante, che è nato nel 41, a fino 1941 a Fino Bornasco. Ha frequentato gli ambienti artistici di Milano, in particolar modo ha studiato alla Scuola Superiore di Arte del Castello Sforzesco. Ben presto si è dedicato alla carriera pittorica, partecipando a molte mostre e organizzando mostre personali. Un suo interesse particolare è rivolto alla pittura decorativa murale, che ha promosso nella zona di Cadorago con i muri dipinti per rivitalizzare il tessuto urbano con opere di pittura. Attualmente insegna alle scuole di pittura Fare Arte di Caronno Pertusella e Murarte alla Piccola Accademia Artistica Murarte di Cadorago. Precedentemente aveva anche insegnato per molti anni alla prestigiosa Accademia Aldo Galli di Como e si interessa anche di regia teatrale, infatti è regista della compagnia teatrale La Ruota, dopo aver lavorato anche al Teatro Sociale di Como. Questa è l'ultima opera che chiude la seconda sala della quadreria di Arte Sacra di San Francesco. E come simbolo possiamo mettere questo bozzetto che è stato fatto dal pittore Sandro Carugati con un San Francesco e sullo sfondo oro vi sono delle opere d'arte. L'importanza dell'arte per la Chiesa è indiscussa, tanto che al termine del Concilio Vaticano II, mi preme di dirlo, Paolo VI ha fatto rivolgere dal Concilio un messaggio agli artisti di cui mi piacerebbe leggervi due piccoli passi. Ora a voi tutti, adesso artisti, che siete innamorati della bellezza e che per essa lavorate, poeti e uomini di lettere, pittori, scultori, architetti, musicisti, gente di teatro e di cinema, a voi tutti la Chiesa del Concilio dice che con la nostra voce, se voi siete gli amici della vera arte, voi siete i nostri amici. Oggi, come ieri, la Chiesa ha bisogno di voi e si rivolge a voi. Essa vi dice con la nostra voce, non lasciate interrompere un'alleanza feconda fra tutte, non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina, non chiudete il vostro spirito al soffio dello Spirito Santo. Questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. E questo grazie alle vostre mani.